Benvenute sul canale, ben ritrovate, come state? Allora, vi devo fare un unboxing di Svuota la Spesa da Risparmio Casa. Sapete che ogni tanto ci vado a Risparmio Casa quando mi serve roba. Sono andata perché mi serviva un po' di cose. Poi ho comprato anche altro che non mi serviva, cioè non è che non mi serviva, mi serviva subito, ma poi alla fine l'abbiamo preso. Se mi vedete con i capelli un po' così sbatagliani è che sono stata fuori in montagna perché ci ho avuto la piega, però il vento, vabbè, dai, lasciamo perdere. C'erano delle offerte come sempre. Non so dove caspita è lo scontrino, anzi ce l'ho di là, ora non mi alzo più per andare a prenderlo, però più o meno mi ricordo i prezzi. Ho preso i fazzoletti, questi a tre veli, il cubotto così, quello tipo Kleenex, chiamiamolo, però è Pacchio Risparmio Casa. Guardate che belli che sono, sono 60 pezzi, sì, 60 pezzi, quindi io le ho sparpagliati sia qui che in camera da letto di là. Anche questa è una camera da letto, ma è quella degli ospiti, non è camera in quale dormo io e mio marito, tanto lo sapete che questa è camera degli ospiti che l'ho trasformata nel camera di lavoro, camera di riposo giornaliero, camera di tutti, cioè, non dormiamo qui, ecco. E quindi ce l'ho anche in camera da letto 1. A volte c'ho quelli lunghi oppure mi compro questi cubotti e ne ho presi 3. Guardate che bello anche questo. Costavano 70-80 centesimi più o meno così, non tanto perché di solito le prendo un euro qualcosa. E guardate questo che carino, viola con... Poi quando si svuota si può trasformare anche in un'altra cosa, uno se volendo, poi vabbè. Poi ho preso i panni catturapolvere, voi li avete già visti da me, vi ho già detto che sono buoni. Diciamo che è un dupe, un'imitazione di quelli di... come si chiama, dello Swiffer, però non hanno quel fatto tipo anido di ape. Questi sono lisci, eccoli qua, 99 centesimi, 20 panetti, quindi 20 giorni se usate un panno al giorno siete assicurati. E ho preso 3 pacchi di questi, guardate che qua ne ho fatti 3 per 2 mesi, sono assicurata e ce l'ho già in cucina quello che avevo preso l'altra volta dalla un'altra boutique, non mi ricordo. Poi ho preso le adesivi, le etichette adesive, questo costava sempre 99 centesimi, sono fatte così e vi faccio vedere come sono. Perché ecco, sono sul foglio 6 pezzi di questa grandezza. Cosa mi serve? Mi serve da fare questo lavoro qui. Metto il mio timbro con i cellulari, nome e cognome, cellulari e sponsor Faberlic. E mi sono presi 3 confezioni,
queste due che non le ho aperte, una che l'ho aperta già, e le appiccico tipo così. Aspettate che vi faccio vedere sui cataloghi. È un'idea da non stare sempre a sprecare la carta di visita, perché carta visita costa di più. Vabbè, insomma, qui mi sono un po' sporcata, però vabbè. Ecco così, tipo, vedete? Cioè, se voi lasciate il catalogo in giro con nome e cognome, cosa siete, sponsor, rappresentante, scrivete quello che ho scritto sponsor, perché, ecco, mi sono fatta di... Porca la miseria ladra, mi sono sporcata di inchiostro. Scrivete quello che volete. Io ho scritto sponsor perché, anche se un l'indomani divento direttore, scriverò magari direttore sul timbro quando sarò direttore fisso. Ma finché per ora il titolo non è confermato, non è fisso, non è, ho scritto sponsor perché tanto sponsorizzo i prodotti. Poi ho preso una cartella di questa che mi serve per con i fogli. Questa l'ho pagata 2 o 3 euro, non mi ricordo. Mi serve da mettere gli esami del sangue. Io sono un po' fissata con roba, cioè tenere tutti i documenti ordinati, tutti. Non mi piace avere la roba sparpagliata. Tutte le cose in casa mia sono messe bulette, tutte sono messe così ordinate, e siccome quello che ce l'ha è strapieno, ho detto cominciamo un altro. Poi fazzoletti, che questi li avete già visti, 99 centesimi, sono quelli per bambini, cambio pannolino. Noi le usiamo in bagno per le parti intime, cioè prima, vabbè, non vi dico, in bagno, le usiamo in bagno, ecco, sia io che mio marito. Ne ho presi 4 pacchi perché servono, perché se le porta anche al lavoro a volte lui, un pacco. Poi carta alluminio 50 metri, marchio Risparmio Casa, perché... vi dico la verità, mi trovo benissimo con questo marchio. Non trovo nessuna differenza tra alcune marche o marca propria di casa, tipo no. Poi ho preso la carta per i fritti, carta assorbente. Quando faccio poco fritto in casa, però quando serve ho preso 2 anche di questi. Poi ho preso la carta forno. La carta forno lo uso moltissimo in casa io. Poi deodoranti per l'ambiente, di questi qua, sempre marchio loro. Acqua di mare lo metto in bagno. E poi questo qua, fiorito e lavanda, giardino fiorito e lavanda, le metto per le stanze. Mi piace averle anche nell'armadio, a volte come toglio odori, dove tengo la pattumiera, c'ho dappertutto sparpagliate, ne ho presi un bel po' perché erano in offerta. Poi per il water mi trovo benissimo perché non si sbriciola, non si, diciamo, sparpaglia troppo sul water, cioè dura anche un botto, perché a volte ne ho già provate questo genere di deodoranti. Tipo tavolette per il water, e che a volte lasciano i residui. Questo no, e ho preso questi 90 centesimi, qualcosa del genere. Questo è Ocean e questo è Lime. Guardate, 2 di queste per 3-4 mesi siete a posto, cioè è lo sciacquone, lo tiriamo alla giornata parecchio. Poi Maxi Cotton. Non ho trovato quei dischetti più piccoli, perché avrei voluto prendermi quelli piccoli, perché ultimamente evito di usare questi per struccarmi o i panni struccanti, però non ce li avevano, cioè francamente avevano un tipo ma costava 3 euro qualcosa al pacco, non ho capito, o il prezzo era male messo
Non ho capito perché potrebbe costare così tanto. Questo qua l'ho pagato nemmeno 1 euro. Poi non c'avevo più voglia di andarmene a chiedere, quindi. Poi ho preso Neutromed detergente intimo purezza micellare, adatto per le peli sensibili. Questo qua ne ho presi due perché le usiamo entrambi, sia io che mio marito. Una cosa essenziale che io uso sempre in casa mia è questo brand, costa meno confronto agli altri, perché se andiamo dall'Autan e delle altre costa sui 4-5 euro il pacchetto. Sono le trappole per le tarme alimentari, sono proprio dei foglietti dove si appiccicano le farfalline. Sono tre foglietti e costa intorno ai 2 euro qualcosa. Sono questi, guardate come sono fatti. Io negli armadi in cucina ce l'ho, due foglietti uso, nell'armadio dove tengo le tisane, le altre cose, poi l'altro dove tengo farine, riso, pasta, aperta, c'è la roba aperta perché la pasta io faccio un deposito di pasta per 3-4 mesi, non mi compro, cioè sono fatta così. E quando apro il pacchetto lo trasferisco in cucina, nell'armadio, e ovviamente ho questa roba qui. Sono ottimi, costano poco, purtroppo vanno usati perché d'estate col caldo questi insetti proliferano. Poi ho preso, giusto per averle, non so se mi servivano o no, ma visto che ero lì, l'acetone, sempre costa poco, questa 40 centesimi, qualcosa del genere. Poi ho preso il deumidificatore che lo tengo qua. Mi trovo bene con questo perché ce l'ho già uno qui. Questa stanza mantiene di più l'umidità. Le altre stanze in casa sono più fresche, perché adesso è un periodo estivo quando c'è troppo umido, usiamo l'aria condizionata. Questa stanza non lo tengo tanto, è un po' più umida, e quindi qui aggiungo questi qua. Mi sono trovata bene, dura parecchio ed aiuta a prevenire l'umido, muffa e condensa. E vi dico che è buono anche per il camper, per le dispense, anche in barca oppure per gli armadi. Io nell'armadio non l'ho messo, ma ho messo qui in questa stanza e ho preso questo verde che francamente non so cosa cambia. Probabilmente di profumazione, non lo so, perché uno col tappo verde e uno col tappo blu erano in offerta, perché di solito sono su 1 euro, 2 euro qualcosa, adesso erano 99 centesimi. E poi per finire sto sacchetto ho preso l'acqua ossigenata perché serve in casa. Poi detersivi. Beh, un altro di questo. Prima dei detersivi, siccome non lo so dalle vostre parti, ma dalle mie, cioè, ho visto che passeremo alla parte digitale. Mi riferisco al TV. Siccome io ho TV in tutte le stanze, vedete, c'ho anche qui. L'unico TV che è un po' più anzianotto è quello di cucina, nel senso che ne ha una decina, quindicina d'anni. Resto dei TV in casa non sono vecchi, hanno 3-4 anni perché li avevamo cambiati quando fu già stato un cambio di epoca digitale. Ora di nuovo. E ora io ho detto a mio marito: non ha senso cambiare 4 TV, ma che siamo pazzi, cioè, sono soldi.
E siccome ci stavamo orientando un po' per vedere, perché a risparmio casa a volte i TV costano poco, TV, lavatrici, andate a vedere perché veramente confronto a 1 euro oppure a Euronics oppure anche alla Expert, io ho trovato prezzi ottimi a risparmio casa in quello che riguardano elettrodomestici. Oppure gli apparecchi elettronici tipo TV, cos'è che ho visto anche? Aspirapolvere, lavatrice, asciugatrice, cioè a volte ce l'hanno queste. E abbiamo trovato i decoder, ragazze, fino al 19, credo, se non dico una balla, di settembre, se andate. Trovate questi del marchio Seleco, che mio marito ha detto che è ottimo questo marchio, è un marchio antico. Guardate che mio marito non è un giovanotto, cioè non è che ha 20 anni, quindi ne ha 57 anni e ne avrà visti. Io non conosco, non sono pratica di queste cose, mi ha detto che è un brand buono. Tra l'altro avevamo visto anche TV che costassero poco, cioè nel senso che un TV di 32 pollici costava 249 euro, che è poco, ragazzi. Cioè, vi dico, sì, marchio questo, però era di nuova generazione. Mio marito stava quasi per comprare quello, però ho detto: aspetta un attimo, proviamo quei decoder. E ne ho presi i decoder per la casa, ne ho presi 4 perché. Intento nostro col TV di cucina era da cambiare la TV perché lui dice: vabbè, ha 15 anni, chissà quanto durerà, è meglio che lo cambiamo. Io gli ho dato: aspetta un attimo, vediamo, prendiamo questi decoder e li avevo presi inizialmente solo 3. Quando siamo andati a casa, gli ho detto: senti un po', lui mi dice: senti, facciamo la prova a vedere come funzionano i decoder. Dico: senti, visto che il TV di cucina è più anzianotto, proviamo con quello. Ragazze, vi dico: si fa in un lampo, cioè si installa in un lampo. Ah, dovete comprarvi la presa SCART, non ce l'ha. C'ha telecomando, c'ha tutto, non ha la presa SCART. La presa SCART non è inclusa. Praticamente ci sono le pile, il telecomando, ok, l'apparecchio e poi c'è il libricino delle istruzioni. Il telecomando, non c'è, il telecomando, la presa SCART non c'è. Costa 3 euro qualcosa perché mio marito poi è andato a prenderne un altro. Ora vi dico anche per quale motivo, perché funziona. L'abbiamo installato sul TV di cucina. Ragazze, non vi dico come è cambiato il mio TV in cucina. Vede che è un bijou, sembra comprato ieri. Cioè, io ho detto a mio marito: ma guarda un po', stavo facendo praticamente una cavolata perché buttavo un TV funzionante e compravo un altro per quale motivo? Cioè, ah, e non vi ho detto quanto. Questi sono in offerta, i decoder a 19,90. Guardate che non è tanto 20 euro di decoder, perché io ho visto decoder che partono dai 30 euro in su. Infatti questo qua costava 39 qualcosa, prezzo iniziale, così era scritto. Poi era tagliato e scritto offerta fino, mi pare che fino al 19 o 17 di settembre. Comunque siete ancora in tempo. Io le ho presi, Genova non è ancora passata al digitale, ma visto che in cucina si vede che quello gli serviva qualcosa perché ha ripreso, sembra nuovo. Io l'ho lasciato lì, ho detto: lascialo lì, vai a comprare altro perché mi serviva uno in più. Ora devo vedere dove attaccarlo qui anche per le altre TV perché ne ho altri 3. E vi dico che ho risolto il problema con 4 decoder a 20 euro, 80 euro più quanto ne avevamo speso, un altro 10 euro qualcosa, 11 euro per le SCART perché in cucina avevo già una.
Quindi con 90 euro, cavoli, ma se dovevo comprare 4 TV, 1000 euro mi ci voleva, se non di più. Quindi ho fatto un affarone, per dire. Quindi se siete nella stessa posizione mia, se dovete cambiare un TV, amen, ma io ne ho 4, cioè non mi andava. Poi quello in sala è nuovo, l'ho preso 2 anni fa, cioè 2 o 3 anni fa, solo che non è al... Oddio, cosa mi vola? Non è al norma, non so. Vabbè, comunque. Poi ho preso il detersivo per lana e delicati. Questo qua io mi sono trovata bene. Non lo so, ho lavato anche a mano. Lo uso per delle cose delicate. Poi, candeggina densa attiva. Lo aggiungo in lavatrice a volte per la roba bianca. Candeggina delicata, sempre da aggiungere in lavatrice per anche i colorati. Io la uso. L'ho preso questa da risparmio a casa, ed è quella con profumo di lavanda. Sono 4 litri, non mi ricordo, l'ho pagata poco. Non c'ho il coso, ragazze. Proveriamo un po', mi pare che io l'ho usato anche sui colorati. Infatti si può usare sia in lavatrice o anche a mano. Vediamo se è adatto per i capi. Ah, non c'è scritto. Ma vabbè, comunque io ragazze l'ho usato anche per i capi scuri. Chi se ne, cioè, nel senso, non mi è successo niente, non mi ha sbiadito la roba. Il solito detersivo liquido che lo uso, è l'unico detersivo liquido che io prendo. Non prendo quello di Faberlic perché non è che non mi piace. Lavo molto e non mi durerebbe tanto. Invece non compro più il fustino, uso quello in polvere di Faberlic perché quello è diverso. Confronto al liquido e ci prendo questo che è di 4 litri. Ho preso questo con lavanda, con orchidea nera, e l'altro credo che sia lavanda, se non ricordo male. Sì, ecco, questi due flaconi mi durano una eternità. E poi, visto che ero lì, questo l'ho già provato, mi piace molto, dura tanto la profumazione, l'ammorbidente della Infusion. Ho preso questo con profumo di risveglio provenzale, sono 2 litri mi pare, sì, 1,59 euro credo. E poi questo qua, Dolci Sogni, che sa di rose. Candeggina densa, credo 1 euro qualcosa, l'altra 2 euro qualcosa, e il detersivo quasi 3 euro, 2,49 euro o 2,59 euro. Direi che questo è tutto mio shopping da risparmio casa. Altre cose ce ne sono, se vi interessa c'è anche il volantino online, oppure se vi scaricate l'applicazione Stoccard, dove ci sono tutte le carte che dovete inserire. Le carte, mi riferisco le carte dei punti dei negozi, si può vedere anche lì il dépliant. Io che cosa vi devo dire? Grazie per la visione, grazie per il like. Se siete di passaggio, vi fa piacere fermarvi al mio canale, fate iscrizione. In info box troverete nome cioè il link di Facebook dove mi potete chiedere l'amicizia. Troverete l'indirizzo su Instagram dove mi potete seguire. Seguitemi anche lì perché posto anche lì. Vi lascerò il catalogo e link di shopping in Fabric se volete. Se trovo il link del risparmio casa, vi lascio anche lì. Magari dovete vedere dove c'è, perché non so che non c'è in tutte le città risparmio casa. Vi mando un bacio grosso e vi attendo sempre qui sul mio canale. Ciao ciao!